Buongiorno e benvenuti a tutti. Paese dei manga, dell'high tech, del sushi e del sake, il Giappone affascina tanto per la sua posizione geografica lontana, un po' ai margini del mondo, quanto per la sua cultura millenaria fatta di raffinatezza e di perfezione. Una società uniforme in cui cultura tradizionale convive agevolmente con l'ultima tecnologia e che rendono il Giappone uno dei paesi più unici e più rispettati del mondo. Seguaci della raffinatezza e del comfort, ma anche della stravaganza, i giapponesi sono diventati maestri della creazione di oggetti della vita di tutti i giorni, degli oggetti abbastanza stravaganti, talvolta inutili se non addirittura futuristici, ma ampiamente popolarizzati dalla cultura kawaii all'estero e che molti non giapponesi comprano su internet e collezionano. Senza indugio, scopriamo insieme le 10 cose che si trovano soltanto in Giappone. Il trenino Thomas è una serie televisiva britannica creata da Britt Allcroft secondo i libri di Wilbert Ware Awdry. Nel 2014 i nostalgici di questo cartone animato hanno avuto la bella sorpresa di assistere all'inaugurazione della sua riproduzione esatta in grandezza naturale nella stazione di Oigawa in Giappone. Accolto in grande stile, il personaggio ha suscitato un'ondata di entusiasmo tra i passeggeri del treno. Lontana dall'essere soltanto una rappresentazione, da quel momento la locomotiva garantisce avanti e indietro regolari tra le stazioni di Shinkanaiya e Senzu, al modo di un treno shuttle. L'occasione per i fan giovani e meno giovani di rivivere momenti del loro programma preferito. I biglietti sono stati messi in vendita sul sito della ferrovia di Oigawa ed è persino possibile sottoscrivere un abbonamento di 3 mesi. Bisogna credere che in Giappone non si facciano le cose a metà. In Giappone gli amanti del Beaujolais Nouveau lo servono ogni volta in grande stile. Bevanda molto apprezzata dai giapponesi, il Beaujolais Nouveau fa ogni anno notizia nell'arcipelago. Una manna dal cielo per i grandi hotel stellati che colgono questa occasione per organizzare delle sessioni di bagno al Beaujolais. Sì, i giapponesi si immergono nel vino. Circa 30 bottiglie sono necessarie per riempire ogni vasca idromassaggio. È un momento di relax e di divertimento per molti clienti, venuti in gruppi di amici e anche in famiglia, per rilassarsi e gustare, senza moderazione, il famoso vino francese. L'entusiasmo dei giapponesi per i robot è risaputo e negli anni 90 tutti se li contendevano per qualche migliaio di yen. Una moda, ormai un po' messa da parte, in questa società seguace del virtuale. Cosa fare di quei cani robot quando arrivano in fin di vita? Bene, in Giappone se ne occupano in modo un po' particolare. Nell'aprile 2018, per esempio, una cerimonia funebre solenne si è svolta al monastero di Kofukuji, ad est di Tokyo. Non si trattava di onorare la memoria di una persona defunta, ma di seppellire un centinaio di piccoli cani robot fuori uso della marca Aibo, creati da Sony alla fine degli anni 90. Rifiutando di buttarli nella spazzatura, i loro proprietari hanno preferito rendere loro un ultimo omaggio ufficiale in un tempio buddista con preghiere e bastoncini d'incenso. Anche se nessuno dei 114 ex proprietari ha fatto atto di presenza, tutti avevano badato a mandare dei messaggi in cui ognuno di loro racconta con commozione i ricordi del proprio Aibo. Quando sono benedetti da un monaco, i cagnolini robot sono stati immediatamente trasportati verso una società del riciclaggio. Riposate in pace, cagnolini robot. Dopo il Kit Kat al wasabi e al sake, i giapponesi non hanno finito di stupirci. Ultima invenzione della cultura kawaii, che non è passata inosservata, la Coca-Cola trasparente o Clear Coca-Cola in inglese. Se la confezione emblematica rossa della marca c'è ancora, la bibita invece è completamente trasparente. Una cosa che rompe con la leggenda della famosa bibita gassata che ha accompagnato delle generazioni di consumatori. Secondo i tester, non proprio entusiasti, Clear Coca-Cola farebbe piuttosto pensare a 7-Up o a Sprite, perché uno dei suoi ingredienti più importanti è il limone. Per il momento la bibita è commercializzata soltanto in Giappone, resta da sapere se potrà competere con il suo antenato nei prossimi anni. In Giappone la fotografia è tutta un'arte mescolata a molta fantasia, talvolta anche un po' troppo. Se per rilassarsi molti giapponesi intonano una canzone nel bar karaoke volontariamente kitsch, altri preferiscono passare tempo in cabine fotografiche, ma attenzione, non quelle qualsiasi. Dimentica la casella cupa con la tenda che si apre. I purikura sono innanzitutto un momento di convivialità e divertimento. Nella stessa ottica di Snapchat o Instagram, i pikura hanno tutto per sedurre i loro utenti appassionati di foto photoshoppate. Un passatempo
tempo di qualità per le giovani giapponesi molto esigenti con il loro fisico, le quali passano il loro tempo ad agghindarsi nella vita reale e virtuale. Solitamente più grande rispetto a una cabina fotografica tradizionale, il che consente di inquadrare un piccolo gruppo di amiche, la foto viene scattata ed è istantaneamente ritoccata con una gamma di accessori virtuali: cappelli, parrucche appariscenti, occhiali Elton John, ciglia finte, diversi colori degli occhi, fard, cipria, fondotinta, eccetera. Tuttavia lo strumento che ha più successo tra le giapponesi è quello che aumenta la dimensione degli occhi, fa cambiare loro di colore e poi, perché no, schiarisce la loro pelle allo stesso tempo. Se questi ultimi elementi possono essere considerati come ridicoli, non è così nel paese del fiore di ciliegio. Molte persone ricorrono alla chirurgia estetica per aumentare le loro palpebre, perché considerano che sia più bello. Il sole è il nemico numero uno delle donne giapponesi, che ai primi raggi tirano fuori gli ombrelli, crema solare e protezione 50, guanti e scialli leggeri per proteggere la loro pelle. Qui è fuori discussione abbronzarsi e ogni millimetro di pelle è accuratamente nascosto in estate. Il mondo la rovescia, mi dirai. Eh sì, i criteri di bellezza giapponesi sono diversi e avere una pelle chiara fa parte di essi. Le cabine fotografiche Puricura hanno capito benissimo questo. Tutti conoscono il ritmo di lavoro infernale e sfrenato di ogni giapponese adulto e soprattutto i lunghi spostamenti in treno o in metro per tornare a casa, degli spostamenti in cui la maggior parte dei dipendenti ne approfittano per dormire, la testa appoggiata sul finestrino, completamente sfiniti dalla loro giornata in ufficio. Siccome i trasporti nelle grandi metropoli sono spesso pieni all'ora di punta, alcuni passeggeri non esitano ad utilizzare una stampella per il mento, che consente di dormire in piedi, il mento appoggiato su un supporto, un po' come per una visita dall'oculista. Comodo anche in caso di sbronze, comune in Giappone anche in ambito lavorativo, la stampella per il mento è qui per sostenere il passeggero un po' brillo nella metro, senza rischi di cadute o incidenti. I giapponesi di qualsiasi età adorano i loro animali da compagnia, li coccolano ad oltranza, festeggiano i loro compleanni e celebrano solitamente i loro funerali. Se il bambino e il cliente hanno sempre ragione nel paese del sollevante, per il gatto, il cane o il pesce rosso vale lo stesso principio. Se alcuni giapponesi sono abituati a vestire i loro animali domestici con il loro stile, la società Shindorinka propone ormai di invertire i ruoli, creando delle maschere ad immagine e somiglianza del proprio compagno a quattro zampe. Un'istruzione per l'uso semplice. Dopo l'invio della sua foto, la società si occupa di modellare una maschera a sua immagine. Divertente, sconcertante, se non addirittura spaventosa per l'animale in questione, la tendenza resta pur sempre molto popolare. Un frigorifero che viene da te con il suono della tua voce? Impensabile. Eppure esiste in Giappone ed è una delle ultime invenzioni del gigante Panasonic. Un'invenzione che ha tutto per piacere. Il frigo è telecomandato dal suono della voce. Un semplice frigorifero vieni qui ed ecco il gadget che arriva nel tuo salotto o in qualsiasi altra stanza del tuo appartamento. Se questo risolve il problema di molti pigri o di mamme sommerse dal lavoro ed eviterà così gli avanti e indietro in cucina per rifornirsi, è altrettanto salvifico per le persone anziane o con mobilità ridotta che vivono da sole. I frigoriferi sono progettati in formato piccolo e sono adattabili in qualsiasi cucina. Se l'abbronzatura naturale o artificiale è molto apprezzata dalle donne occidentali e orientali, è completamente diverso per le donne asiatiche nel complesso e specialmente per le giapponesi, un'abitudine ancestrale che risaliva a tempi passati in cui una pelle bruciata dal sole simboleggiava l'appartenenza alle classi contadine e lavoratrici che lavoravano nelle risaie. Da allora le cose non sono cambiate molto. Ai primi raggi del temibile astro giallo, le giapponesi tirano fuori tutta una gamma di accessori che dovrebbero proteggere contro un'abbronzatura inevitabile, un'abitudine che talvolta tende all'ossessione. Dimenticati dei vestitini d'estate, le braccia scoperte e i capelli al vento. Il Giappone, gli ampi cappelli cloche, i grandi occhiali, gli scialli, i collanti, soprattutto i guanti anti-UV ottengono l'unanimità. Sì, la bellezza passa anche dalle mani. Per una giapponese cosa c'è di più sgraziato che avere volgari mani abbronzate del sole? Il colmo. Messi in vendita dal tempo sul mercato giapponese, i guantini anti-UV sono declinati in numerosi colori e materie. Si trovano quelli tradizionali bianchi e neri, con personaggi dei manga, con dei frutti o con dei gattini. Ad eccezione dei loro agenti di protezione contro i raggi X, esistono anche quelli deodoranti, con creme idratanti ed emollienti integrate, senza scordarsi quelli con una funzione riscaldante che dovrebbero proteggere le mani negli interni ultraclimatizzati, uffici, ristoranti, trasporti, centri commerciali, eccetera. Questi ultimi anni vediamo apparire sempre di più dei guantini che coprono tutto il braccio, ovviamente con le stesse componenti di protezione citate più in alto. Lontani dall'essere un semplice scudo, i guantini anti-UV fanno ormai parte di qualsiasi look della giornata durante l'estate e molte giapponesi ne possiedono un'intera collezione, ognuna che deve essere assortita con il guardaroba estivo.
Il Giappone è il paese dell'innovazione in materia di sanitari e i suoi servizi igienici high-tech e super attrezzati rappresentano lo stupore e la meraviglia di tutti i visitatori stranieri venuti nel paese del sollevante. Una ricerca continua di comfort e pulizia in una società in cui l'igiene è talvolta spinta all'estremo. L'orinatoio per donne fa parte di queste invenzioni. Tradizionalmente attribuito ai bagni per uomini in tutte le società umane, l'orinatoio lo è anche al femminile in Giappone. Uno dei pionieri in materia fu la società Toto, che creò Sanistand, il quale è stato progettato innanzitutto per le atlete femminili durante i giochi olimpici estivi del 64 a Tokyo. Da allora l'orinatoio per uso femminile si è anche democratizzato in tutti i bagni pubblici e giapponesi. Ecco, era tutto per queste 10 cose che si trovano soltanto in Giappone. Ovviamente la lista non è completa. Quale di queste invenzioni consideri quella più sorprendente, utile o completamente stravagante? Faccelo sapere nei commenti. Grazie e a presto!